E oltretutto, dentro questa situazione, cosa succede? Succede un'altra esplosione, proprio civile e nello stesso tempo incivile, per il sangue, per la violenza che incorrono dentro questa... Là, da una parte, la revisione totale della religione in Germania, rivoluzionaria davvero, è la controriforma, riforma e controriforma. Martin Lutero, lo abbiamo studiato tutti a scuola, è quello che succede e in Italia è duro, comincia la repressione, comincia la censura, soprattutto verso gli intellettuali, verso coloro che esprimono idee nuove e cercano di divulgare il nuovo pensiero appunto che viene dalla Germania e che butta all'aria tutta la religione cattolica apostolica, con la crisi che veniva avanti, eccetera, eccetera. Ma ecco che la Chiesa cattolica reagisce, dicevamo, prima comincia a buttare fuori gli intellettuali, a bruciarne qualcuno vivo, ricordate Giordano Bruno, tanto per farne un nome, ma poi comincia a preoccuparsi anche di coloro che portano intorno le idee, per esempio gli attori, le compagnie appunto di comici che portavano ironia, grottesco, ridicolo, anche loro hanno cominciato per intieri a toglierli di mezzo e ci fu una diaspora obbligata e molte volte l'uscita per timore di incorrere nelle sgrinfie della, diciamo, del tribunale, santo tribunale dell'Inquisizione, per cui decine e decine di compagnie se ne andarono all'estero, decine e decine, più di 100 compagnie. Pensate oggi cosa succederebbe se di colpo 100 compagnie, le più importanti che ci sono in Italia, fossero buttate via, cancellate e costrette a emigrare. A parte che non ce ne sono neanche 100 così importanti da buttare, sarebbe un disastro. E allora pensate cosa è successo a quel punto. Per, con questo particolare però, le compagnie italiane nel Cinquecento avevano guadagnato un'ammirazione, una stima da tutta l'Europa e venivano imperatori, il re in Italia e subito la prima cosa che chiedevano era quella di vedersi uno spettacolo, di godersi, nobili, aristocratici, venivano da tutta l'Europa. Quando ci fu questa diaspora e arrivarono ad essere liberi, disponibili, re di Francia, re d'Inghilterra, eccetera, li acquisivano, li affittavano, offrivano loro teatri e ci fu un'esplosione incredibile. Il modo di recitare, la invenzione, la fantasia, l'andare a soggetto, i Gramlow e via dicendo, le scene, l'invenzione furono talmente importanti che esplosero in tutta l'Europa, capovolsero tutto il modo di concepire il teatro e di realizzarlo in Europa. Fu un trionfo. Vedete quindi che quando raccontano che certi atti così di censura sono un disastro per la cultura, no, non è vero! In questo caso è stata la forza, è stato il miracolo, è stata la fortuna. Senza la censura della Chiesa non ci sarebbe stato questo stupendo momento di trionfo. Se non applaudite vi dico una scarpa. Svegliarvi, uscite dal vostro torpore, per Dio, un po' di offesa bisogna darlo ogni tanto, perché blandisce da gioia. Ad ogni modo, dicevamo, grazie a questa situazione di censura c'è stato il trionfo della commedia dell'arte e il più grande successo che si ebbe all'estero era quello proprio degli attori, degli scrittori, dei nostri commediografi. E io dico che in questo momento in Italia c'è una grossa crisi. Ebbene, bisognerebbe che il governo facesse altrettanto come fece diciamo, la Chiesa, lo Stato della Chiesa allora, sbattere all'estero tutti questi commedianti che stanno all'estero. Avremo una nuova televisione, avremo un nuovo teatro, avremo un nuovo musica, avremo tutto di nuovo, fresco, così, e tutti saremmo felici. Ecco,
farò una petizione perché il governo si decida, perché sono indecise, ma lasciamo correre così le cose, così. No, bisogna muoversi. Ad ogni modo, quello che volevo indicarvi è la ragione di questo trionfo, di questa meraviglia da parte degli stranieri. Perché erano tanto presi? Perché prima di tutto i copioni finalmente erano liberi, perché questi attori entravano e non sapevano nemmeno come sarebbe finita, come sarebbe andata a finire la serata, perché inventavano, facevano soggetti, esplosioni, finti incidenti, cadevano, riprendevano e tutto sembrava vero, tutto sembrava falso, anche il vero. Era veramente il miracolo della invenzione. E poi c'era questa cosa magica del linguaggio. E voi dovete capire, a un certo punto tutte queste compagnie che venivano dal sud, che venivano dal centro, che venivano da Roma, che venivano da Napoli, venivano soprattutto da Venezia, Milano, eccetera, erano compagnie di gente che non era mai stata all'estero. Sì, aveva cercato di avere un rapporto, conoscenza delle lingue, ma è un disastro. Vai in Francia, vai in Germania, vai in Spagna e lì devi farti capire. E come facevano a farli capire? Ebbene, hanno inventato il gramlò. Che cos'è il gramlò? È una specie di insieme onomatopeico di suoni che fanno assomigliare al gioco di una lingua, ma non sono quella lingua. Sembra proprio che si parli in una situazione normale. È come se io mi mettessi di colpo di cranio gli altri fratelli, quando sempre recitate le cose giù, ma quando proprio fratelli sono piccolo e anche grande non posso sentire niente. Gli altri non potranno mica fare dietro, ma sono predicati da resiso, addio codezzo, non tutti, ma in quasi sarete tre di preparazione insieme anche di più. Ma se ne è una che è esagerata, ha messo addirittura la giacca intorno alle braccia per non applaudire. Ma che ti fai male, dopo. Se ti viene a applaudire. Allora dice, come fa a risolvere? C'è questo servo, è un servo che sa tutto della vita. E che ha seguito il padre, ha capito come si fanno i quattrini, come si inventa, come si lega la politica, gli affari, è proprio spregiudicato. E niente. E allora 80.000 maschi li mettiamo da parte, si prostituivano a vestire, come ci si debba comportare. Come se, per esempio, allora si portavano le parrucche. Ma sapete, ci sono dei quadri, per esempio c'è il Re Sole che ha avuto la gioia di essere dipinto e ridipinto e ritratto da grandi pittori. Al Louvre ce n'è una dove lui ha una parrucca, c'è il quadro, ma la parrucca esce dal quadro. E ci ha messo due quadri piccoli per riprendere tutti i riccioli di parrucca che escono. Ebbene, subito dice Scapino, dice lascia correre questa parrucca schifosa, tutti i capelli che ti vanno negli occhi, in bocca, toglivi, modesto, se vuoi veramente guadagnarti la simpatia della gente, togliti questo, mettiti un nastrino qui dietro, si usava così allora, e sii semplice, poi cammina libero, anzi se ti curvi un pochettino è molto meglio, perché dai quell'impressione, non so se viene in mente qualcuno, del vecchio regime, e soprattutto non parlare, urlare, no, devi parlare sottile, piano, anzi più piano, le cose non complete, in modo che la gente che viene a parlare con te è obbligata a curvarsi per sentire, e già si umilia, si mortifica, ed un po' e poi impara soprattutto a non andare intorno con questi dantel, cioè i pizzi che si usavano allora, è una cosa, ricordate i ritratti, i pizzi che uscivano, dantel di qua, poi dall'altra parte, facevano dei tagli al lato per farlo uscire, dietro il sedere uscivano dei dantel, poi i pantaloni erano ricurvi, c'erano tutti i pizzi dappertutto, che questi nobili aristocratici soffrivano come dei cani, proprio quando dovevano far pipì, la fatica per ritrovare il mezzo di espulsione del liquido, insomma, non ci riuscivano, e a un certo punto, ma chi se ne frega, se la facevano addosso, ma con molta signorilità. Se n'è andato lì proprio.
camminata del nobile aristocratico. Ecco, e la cosa peggiore di quel tempo era senz'altro il problema dei mantelli. Mantelli enormi, grandi, perché bisognava essere degli energumeni per tirarli, una cosa, una fatica terribile. Poi c'era il guaio, e mantelli di questo genere erano pericolosi, soprattutto in primavera, quando soffiava il vento a Parigi, si gonfiavano, diventavano delle vele e trascinavano via nel cielo questi... questi signori che venivano portati lassù, e molti di questi uomini politici non tornavano più. Dovrebbero ripristinare l'uso del mantello. Anche della generazione precedente, ma queste dell'ultima generazione, hanno i seni e respirano. Corrono in mezzo a un crocchio di ragazzi, queste ragazzine. Caro, come stai? Come riesci? Ma siamo pazzi. Una ragazza per bene come arriva ansimando in mezzo ai ragazzi, la prima che cosa fa? Va in apnea. E respira matergo, se vuol salvarsi. Poi ci sono quelle che ridono, hanno la risata argentina, che è una cosa che ti fa i brividi. Sono dei poveri ragazzi che stanno guardando una Kawasaki con tutti i tubi, succede il disastro. Eccomi qua. Dicevo di questa situazione e dicevo anche che il giovane è intoppato proprio in una disgrazia, ha fatto violenza a una giovane ricca, nobile, aristocratica e rischia la pena di morte. E allora qui si vede veramente la grande fantasia, l'abilità, l'intelligenza di questo avvocato, proprio il vero principe del foro, inglese naturalmente qui siamo, il quale comincia a descrivere il giovane come appassionato di letture, di studi, veramente un fanatico dello studio, che rimane giornate intiere con tutti i libri, li guarda, li sfoglia e via dicendo, e poi finito di leggere, non è che fugge così a donne, a ragazze, no. Lui prega il Dio, il Padre Eterno, che in Inghilterra scendeva sempre molto in basso, si affacciava nelle nubi, e prega e lo ringrazia per il dono stupendo che gli ha dato, quello dell'intelligenza e anche della perseveranza. E poi canta inni d'amore a Dio. E Dio si commuove, piange, lacrime. Dall'altra parte noi vediamo invece la giovane, la ragazza che è stata violentata, che è una macchina di sensualità, di erotismo proprio, e voi stessi dovrete convenire che per il giovane era quasi impossibile non esercitare violenza davanti a questa carica di sensualità che gli si sbatteva in faccia. E allora vediamo un attimo. Io adesso vi racconto questa storia, la difesa dell'avvocato inglese, ve lo recito in inglese però del 500. Ovvio. Ebbene, chi conosce l'inglese ordinario di oggi non avrà molta soddisfazione. Ma coloro che hanno studiato, che hanno approfondito la conoscenza dell'inglese shakespeariano, avranno godimenti straordinari. Orgasmi multipli. Questa è la dimostrazione che la cultura certe volte serve. Comincia la difesa dell'avvocato inglese. Stutmore my crotchets, my crow, man, I love ways. In a cow, better can look you, chat, better I do my best. It's a good bell, skin a gumba like a chitchum, but on a war. In the weapons in the digo, bam, chan cheese, kit, could me man, my war, with black is this chunchave, bad, why, there, stay, be, be. 4 anni fa a Roma, proprio a questo punto del discorso, ero in un grande teatro, circo. C'erano 4 americani
in terza fila, si sono alzati tutti insieme e hanno gridato: no, questo non lo accettiamo! E sono usciti. Ma che cosa ho detto? Non lo saprò mai, non lo saprò mai! No, what a gentleman. What man am I with me? Big to what mad, what young. He the sweet man, the sweet book. He the sweet man, the book, big book. Big book, big book, book, big book, big low. He's a two vampire degree with one like that. He just a cheat, quote, quote, my wife was loved. He the world, all, oh, gas. He could be about with skin, skin, what, five, four, say, chair, steep, big, 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 what, my. E tu to qui pala wall e da scritto oh con me quel book e gli sa c'è più mal va me lo me book mua god man come del uomo non sai the key to the swick and the world of the pain has made it win of one white it's me the queen and mother crisava e da scritto ma non vuole land and read the key to the world. Bravo. 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 Bravo